Buongiorno Italia, oggi è mercoledì 3 aprile e per gli amanti del calcio e dello sport in generale compie, pensate un po', 117 anni la Gazzetta dello Sport, la mitica rosa. Nasceva a Milano proprio il 3 aprile del 1896 dalla fusione di due giornali di argomento prevalentemente ciclistico. Infatti si chiamavano Il Ciclista e La Tripletta. Inizialmente usciva due volte a settimana, il lunedì e il venerdì. Per i primi 3 anni il giornale era stampato non su carta rosa, ma su carta verde. Il colore rosa sarà adottato a partire dal dicembre del 1899 e da allora contraddistingue a prima vista il giornale sportivo più amato dagli italiani. Continuando a parlare di miti, nasceva il 3 aprile del 1924 il grande Marlon Brando, icona del cinema americano, straordinario interprete di film, mi viene in mente Fronte del Porto, Il Padrino e tanti altri, che gli valsero, almeno questi due, i due premi Oscar rispettivamente nel 1955 e nel 73. Insieme a questo mito del cinema internazionale, voglio ricordare anche in forma più ridotta un caro amico di Facebook, Alessandro Cavalieri. È in corso di svolgimento la 18ª edizione della primavera del Prosecco Superiore, una manifestazione dedicata al conegliano Valdobbiadene di OCG, alla scoperta della storia e dei tesori di un territorio incantevole a cui dedicheremo uno dei nostri speciali. Per ora è tutto, come sempre vi aspetto più tardi per fare la spesa insieme.